Ciao a tutti, sono Sofia e bentornati sul mio canale. Dunque oggi voglio fare il video delle uscite di marzo. La mia idea originale era quella di fare un video delle uscite della primavera, ma visto che non sono riuscita a trovare molto e tutte le uscite che avevo trovato erano delle uscite del mese di marzo, ho deciso di fare il video delle uscite di marzo. E quindi eccolo qui. Oggi vi voglio parlare di 4 libri e fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi potrebbe piacere una tipologia di video del genere ogni mese in cui appunto vi parlo delle nuove uscite del mese successivo o come in questo caso del mese corrente. Partiamo subito con il primo libro, che in realtà trovate già in libreria perché è uscito il 2 marzo e non è un libro, non è un romanzo, ma non è un libro, certo che è un libro, ma non è un romanzo, bensì una raccolta di poesie che ha fatto scalpore negli Stati Uniti e sicuramente ne avrete sentito parlare, sicuramente sarete incappati in qualche poesia contenuta in questo libro su Tumblr o su Twitter o su Instagram o su Facebook o su qualsiasi social network che esiste sulla faccia della terra, e sto parlando della raccolta Milk and Honey di Rupi Kaur. Dunque, questa è una collection che non vedo l'ora di leggere, non vedo l'ora di mettere le mie manine su questa collection e sono davvero contenta che sia stata pubblicata in Italia, perché secondo me può essere un ottimo punto di slancio per i giovani d'oggi, iniziare la poesia diciamo contemporanea. Essendo questo titolo così mainstream, potrebbe appunto attirare del pubblico e poi trovare qualcuno veramente interessato nella poesia. Questa è ovviamente una raccolta di poesie accompagnata da alcuni disegni dell'autrice che sicuramente arricchiscono l'esperienza della lettura, ed è una raccolta che tratta di amore, di perdita, di trauma, violenza, di guarigione e femminilità. È diviso in 4 capitoli e ogni capitolo contiene un diverso dolore e un diverso, diciamo, un diverso metodo per guarire da quel dolore. Non vedo veramente l'ora di metterci le mie manine addosso, probabilmente io riuscirò a recuperare la versione inglese in biblioteca, però se vi interessa potrò magari fare una recensione su questo canale o magari mostrarvi qualcosa di più su questo libro. Il secondo libro di cui voglio parlare è Storia della buonanotte per ragazze ribelli di Elena Favilli e Francesca Cavallo. Questa è una raccolta di 100 storie della buonanotte che raccontano di altrettante donne, esempio di straordinaria determinazione, di straordinaria abilità e ottimi esempi, ottimi modelli di riferimento per le nuove generazioni, specialmente per le ragazze. In questo libro appunto sono contenute storie di scienziate, di musiciste, di pittrici, di sportive, di chef, dunque veramente ce n'è per tutti. Passiamo al terzo romanzo di cui voglio parlare, che in realtà l'ho messo in questa lista perché lo voglio leggere nonostante un'altra cosa, vabbè, vi parlo del romanzo, ve lo presento. Sto parlando di Carry On di Rainbow Rowell. Dunque, per chi non sapesse di cos'è questo romanzo, signori, voi vivete sotto una roccia, perché mi sembra che è stato l'anno scorso, è stato nei preferiti di tutti. Dunque, Carry On è la storia tratta dalla fanfiction che la protagonista di Fangirl scrive in Fangirl. A me Fangirl non è piaciuto per niente, non mi è piaciuto come romanzo, vi lascio la mia recensione nelle schede così entro un attimino un pochino più nei dettagli, però a me quel romanzo non era piaciuto. Però ho sentito talmente tante cose bellissime su questo romanzo che sono davvero curiosa di leggerlo. I due protagonisti di questa storia sono Simon, questo ragazzo mago che va in una scuola appunto magica e secondo tantissime profezie lui è il prescelto, e l'altro protagonista è l'arcinemico di Simon, Buzz, che tra l'altro è anche il compagno di stanza di Simon, i due sono compagni di stanza, e secondo Buzz Simon è il peggior prescelto mai scelto. Infatti Simon ogni volta che entra in azione, ogni volta che vuole intervenire per riparare le cose, finisce sempre per fare ancora più casino di quello che c'era inizialmente. Dunque, le premesse di questo romanzo sono veramente altissime. Questa è una specie di fanfiction ispirata al mondo di Harry Potter, ovviamente molto molto diversa. Tra l'altro i due protagonisti sono, mi sembra che poi hanno anche una storia d'amore. Nonostante a me Fangirl non sia piaciuto, sono davvero curiosa di leggere questo romanzo, di dare un'opportunità perché è piaciuto a tutti.
e quindi voglio davvero dare un'opportunità a questo romanzo che parla di magia, che parla di intrighi politici, che parla di profezie, che parla di storie d'amore carine e fluffy. Quindi sì, sono curiosa di leggere questo libro. Carry On uscirà il 21 marzo, che tra l'altro è il compleanno di mia mamma e della mia amica Patrizia, e il primo giorno di primavera. Il quarto romanzo di cui voglio parlare, che anche questo, se non l'avete sentito, vivete veramente a questo punto non sotto una roccia, vivete dentro una caverna in mezzo al deserto, senza connessione internet. Questo romanzo uscirà il 28 marzo e sto parlando di Passenger di Alexandra Bracken. Alexandra Bracken, non lo so dire il suo nome, mi suona strano. Comunque, questo è un romanzo che non vedo l'ora di leggere. È il primo romanzo di una duologia, tra l'altro ha conclusa qui in America, quindi sicuramente anche il secondo arriverà presto anche in Italia. E questo romanzo ha come protagonista Etta Spencer, e per favore lasciatemi fare un piccolo appunto: Etta, che nome è? Con tutti i nomi del mondo. Comunque, Etta Spencer, pelucchio. Etta Spencer è una giovane violinista che scopre di poter viaggiare nel tempo. Infatti nella sua famiglia c'è questo gene che permette appunto alle persone di viaggiare attraverso il tempo. Quindi lei di punto in bianco si ritrova catapultata indietro nel tempo, passeggera suo malgrado di questa nave in cui anche il capitano Nicholas è un viaggiatore del tempo. Quindi i due inizieranno questa sorta di relazione, questa appunto non relazione amore, non lo so se non sarà una relazione amorosa, ma insomma entreranno in contatto e si ritroveranno a dover affrontare una caccia al tesoro nel tempo e nello spazio, perché se non ricordo male un membro della famiglia di Etta ha nascosto un oggetto che appunto Etta dovrà ritrovare, ma lei non è la sola a cercare questo oggetto, che non solo non si sa dove sta, ma neanche quando. Si parla di viaggi nel tempo, di caccia al tesoro, e io non vedo l'ora di leggere questo romanzo, anche perché tutti ne hanno parlato molto 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 bene, e quindi non vedo l'ora di leggere questa storia. Dunque, queste sono le quattro uscite che io ho trovato più interessanti del mese di marzo. Fatemi sapere qua sotto quali sono i libri che aspettate con più ansia nel mese di marzo, fatemi sapere se fanno parte di questa lista o se avete qualche altro romanzo che aspettate tantissimissimo e non vedete l'ora di mettere le mani su quel romanzo. Il video di oggi finisce qui, io vi mando un bacione grande grande grande, ma, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!